Ciao a tutti, mi chiamo Simona Canderova e sono Master Nice Elite. In questo tutorial vi mostrerò come realizzare una mandorla gotica. Acquistando l'intero kit Gothic Almond 2020 potrai usufruire di uno sconto a te riservato del 20%. Eseguiamo una corretta manicure drill e opacizziamo unghie naturali con la lima 180. Stendiamo disidratante e primer acid free scaricando l'eccesso del prodotto. Con pennello GC4 stendiamo uno strato sottile di base flex che grazie alle sue proprietà forma un supporto elastico su quale lavorare. Polimerizziamo per 30 secondi nella lampada LED. Procediamo con inserimento della nail form secondo i criteri corretti per realizzare una mandorla gotica. Applichiamo uno strato sottile di Builder Clear sulla parte dell'unghia naturale e proseguiamo con allungamento del bordo libero. Polimerizziamo per 30 secondi nella lampada LED, dopo 15 secondi effettuiamo la pinzatura. Dopo aver estratto la nail form, procediamo con Cover Pink, eseguendo un allungamento artificiale del letto ungueale, rinforzando i primi due terzi del letto ungueale. Polimerizziamo per 60 secondi nella lampada LED. Con acrylic nude andiamo a sovrapporre una bombatura e a creare un muretto servendoci dell'acriclean. Polimerizziamo nella lampada LED per 60 secondi. Togliamo lo strato di inibizione con Erit Clean e di seguito limiamo il muretto con la lima 180. E infine con il buffer. Sulla parte del margine libero stendiamo in sequenza Perfect French e andiamo a polimerizzare nella lampada LED per 30 secondi. Color Gel Glitter Azzurre. Color Gel Glitter Clear Gold.
polvere ice. E flakes 1.1. E andiamo a polimerizzare per 60 secondi nella lampada LED. Livelliamo la parte incava del French utilizzando Builder Clear e andiamo a polimerizzare per 60 secondi nella lampada LED. Togliamo lo strato di inibizione con Elite Clean. Rifiniamo la forma con la lima 180 e il buffer. Ultimiamo il lavoro utilizzando Elite Gloss per rendere lucida la mandorla gotica. Polimerizziamo nella lampada LED per 60 secondi. Spero che questo video sia stato utile e alla prossima con Nice Elite.